Ansa Voice Daily, l'approfondimento di oggi. Buongiorno e ben ritrovati al nostro appuntamento con l'approfondimento. Ci sarà un astronauta italiano sulla futura stazione spaziale Gateway nell'orbita lunare tra il 2025 e il 2030. Ora c'è l'impegno formale da parte dell'Agenzia Spaziale Europea che dovrà scegliere tra Samantha Cristoforetti e Luca Parmitano. La bella notizia è arrivata tramite fonti dell'Agenzia Spaziale Italiana al termine della conferenza ministeriale dell'ESA a Parigi, dove è stata presentata anche la nuova classe di astronauti ESA 2022. 17 le nuove leve, giovani di talento selezionati tra oltre 22.500 candidati per portare nuova linfa all'esplorazione spaziale. Di questi, 5, 2 donne e 3 uomini, sono gli astronauti di carriera che inizieranno subito l'addestramento in vista di future missioni spaziali, mentre 11 sono le riserve, tra cui spiccano 2 italiani, la bresciana Antea Comellini e lo spoletino Andrea Patassa. A completare la foto di gruppo anche il primo, parastronauta con disabilità. Per diventare astronauti bisogna essere persone davvero speciali, ha detto il direttore generale dell'ESAF, Joseph Aschenbacher, che ha condotto i colloqui finali per la selezione delle nuove leve. Sono molto orgoglioso che ci sia una buona distribuzione tra uomini e donne, con quasi il 50% del gruppo composto da donne e che siano rappresentati diversi paesi. Sofia Denon, Francia, Pablo Alvarez Fernandez, Spagna, Rosemary Coogan, Gran Bretagna, Raphael Liégeois, del Belgio e Marco Sieber, della Svizzera, sono i 5 astronauti di carriera che prenderanno servizio presso il Centro Astronauti Europeo di Colonia in Germania e saranno addestrati secondo gli standard più elevati come specificato dai partner della Stazione Spaziale Internazionale. Una volta assegnati a una missione, l'addestramento sarà adattato ai loro futuri compiti e per la prima volta l'ESA ha selezionato anche un pool di riserva di astronauti, composto da candidati che hanno superato l'intera selezione ma non possono essere reclutati in questo momento. Gli 11 rimarranno con i loro attuali datori di lavoro e riceveranno un contratto di consulenza e supporto di base. Inizieranno l'addestramento nel caso in cui venga identificata un'opportunità di volo. Orgogliosi ed emozionati i 2 giovani italiani che sono riusciti ad entrare nella rosa. Sono incredulo, sto ancora cercando di realizzare, ammette Andrea Patassa, classe 1991, laureato in scienze aeronautiche alla Federico II di Napoli e pilota dell'aeronautica militare italiana. Per me era il classico sogno da bambino che però ho messo per un po' nel cassetto, sembrava irrealizzabile, come diventare Spider-Man. Felice e grata anche a Telia Comellini, classe 1992, laurea con lode in ingegneria aerospaziale al Politecnico di Milano e dottorato in navigazione autonoma per rendezvous spaziali. Non abbiamo ancora avuto molto tempo per parlare con le nostre famiglie, ma ho 3.000 messaggi in coda sul cellulare, dice sorridendo. Grande l'entusiasmo per le nuove prospettive che si potrebbero aprire dopo questa selezione, con un tema in particolare nel cuore, il cambiamento climatico, spiega Comellini. Lo spazio è un dominio fondamentale per monitorare e anche per muovere le coscienze sul tema, le fa eco Patassa. Sogna lo spazio anche il primo parastronauta, il britannico John McFall, che prenderà parte a un progetto per sviluppare opzioni per l'inclusione di persone con disabilità fisiche nel volo spaziale umano e possibili missioni future. Spero di poter essere di ispirazione per altri, ha detto. Voglio dimostrare che la scienza e lo spazio sono per tutti.